e ben ritrovati. Sono Michele Cammisa e in questa nuova sessione vorrei illustrarvi un metodo per costruire un settore di una coclea e di farlo in lamiera. Il metodo che sto per illustrarvi ci consente poi di avere chiaramente lo sviluppo, che è un obiettivo auspicabile se il pezzo dovrà venire fisicamente realizzato dalla nostra officina o comunque da un'officina esterna. Quindi potremo fornire il DXF con lo sviluppo per il taglio del grezzo di partenza. Direi che senza avventurarci in peripezie strane possiamo affrontare questo tema in pochi passaggi. L'obiettivo è quello di costruire due eliche e di fare in modo che siano poi fruibili per un'operazione di piegatura di lotto. Andiamo a vedere come realizzarlo. Costruiamo su un piano di partenza una prima circonferenza che esprimerà diciamo, il diametro interno, supponiamo di 100 mm, dell'elica interna. E se vogliamo possiamo anche rinominarla a maggiore chiarezza. Eseguiamo quindi nuovamente un cerchio che stavolta di diametro direi almeno 250 e rinominiamo anche questo schizzo come diametro esterno. Bene, con i nostri diametri possiamo creare le curve di elica. Selezioniamo l'elica interna e assegniamo per esempio un'altezza di 100 mm. Facciamo attenzione di scegliere altezza e rivoluzione in modo tale di essere sicuri di poter replicare le stesse condizioni nell'elica esterna e quindi di avere un'elica con un'altezza di 100 mm e un passo, una rivoluzione unica. Grazie alle funzionalità dell'elica spirale possiamo definire anche un'elica conica, però in questa sede partiamo con una realizzazione più lineare, quindi con una coclea non conica. Perfetto, proseguiamo con l'altra elica spirale e assegniamo le stesse condizioni. Ora, effettuare la piegatura con loft non è possibile, infatti la funzione non riconosce questo tipo di curva. Per bypassare questo impasse possiamo utilizzare un semplice escamotage, cioè uno schizzo tridimensionale. Quindi attiviamo uno schizzo e convertiamo semplicemente l'elica. Utilizziamo un secondo schizzo tridimensionale per convertire la seconda elica. E a questo punto il gioco è fatto perché rientrando nelle funzioni di lamiera possiamo unire i profili sui punti omologhi, assegnare uno spessore e ottenere la nostra lamiera. Sospendiamo dalla visualizzazione le curve e vorrei farvi vedere come nell'appiattimento lo sviluppo non è banalmente un arco di cerchio. Sul piano di costruzione dei cerchi possiamo costruire un nuovo cerchio di riferimento e notare come sia l'arco interno che l'arco esterno non definiscono una circonferenza. Togliamo l'appiattimento e siccome questo elemento andrà verosimilmente ripetuto in assieme, inseriamo un elemento di direzione per la ripetizione, che può essere un asse. In questo caso l'asse provvisorio non ci viene incontro perché non abbiamo una geometria cilindrica di riferimento. Allora lo costruiamo banalmente con l'intersezione di due piani di simmetria. Quindi nelle funzioni definiamo con la geometria asse. Un asse appunto che sia intersezione di questi due piani e questo sarà il nostro elemento di ripetizione assieme. Io spero che queste informazioni possano esservi state utili e come sempre vi saluto e vi aspetto alla prossima. A presto!